E qui è possibile progettare un chatbot, almeno nelle sue caratteristiche principali, progettando la letteratura delle interazioni. Quindi andando a vedere, adesso vabbè, qui vedete una nuvola di messaggini, perché io ci tengo che i messaggi non arrivino a 40 righe e quindi li spezzetto in più bolle. In realtà a livello di su questo grafo non viene più benissimo, ma potrebbe dare un'esperienza migliore quando lo si usa. Comunque, morale della favola, è possibile qui definire tutte le interazioni, tutti i giri che può prendere la conversazione, almeno per i rami principali, e poi concordarla tra sviluppatore e committente, e anche vedere come va, o facendo lo scroll della conversazione e eventualmente cambiando le opzioni, cambiando le risposte che dà l'utente, e vedere come cambiano le risposte del bot. Quindi è un ottimo strumento per progettare, farsi un'idea di come può funzionare, e anche per vedere eventualmente come succede come avviene la conversazione con una simulazione in tempo reale. In realtà quello che facciamo adesso noi è una simulazione vera, parlando davvero con Facebook Messenger, e avrò il piacere di farla al telefono se Lorella di Rent House mi risponde come dovrebbe. Magari in pausa. Volevo segnalarvi anche questo ottimo strumento di simulazione. Sì. Tornando invece qua. Questa è la diretta. Adesso qui non considerate le vecchie conversazioni, perché solo di testo ovviamente ne ho dovuti fare. Iniziamo la conversazione nuova salutando il bot. Adesso il server si deve svegliare, perché è un po' che non parliamo, e poi mi risponderà. Una cosa che non abbiamo citato prima è che Facebook, passare per Facebook ha il vantaggio di identificarci automaticamente senza doversi inventare particolari sistemi di autenticazione, chiedendo le autorizzazioni a Facebook e dimostrando che tipo di lavoro si fa, si può avere accesso anche alle informazioni sul il nome dell'utente. Peraltro noi lo incrociamo con le informazioni che ci ha dato in fase di prenotazione, perché comunque stiamo parlando con una persona che ha già pagato il soggiorno, quindi non è uno sconosciuto per noi. Semplicemente lo stiamo ricontattando, sapendo già chi è, e associando il suo account Facebook alla prenotazione che ha fatto da noi. Di questa prenotazione sappiamo quando è, e vogliamo sapere quando è disponibile per incontrarci, se può venire. Nel caso di Rent House abbiamo pensato che esista una reception che fa solo orari d'ufficio, dalle 9 alle 7 del pomeriggio, oppure se, perché è più comodo, perché arriva troppo tardi, vuole fare check-in in appartamento. Quindi gli chiediamo, guarda, quando, scusate l'inglese, ma buona parte dei clienti, almeno a Milano, sono inglesi, e sono stranieri, e un italiano si sa muovere abbastanza bene da solo, per cui la prima lingua in cui sviluppare un chatbot a Milano nell'accoglienza è l'inglese. E quindi, ovviamente la prima domanda che gli facciamo, volendo è quasi l'unica, è a che ora arrivi a Milano? Se vuole rispondere uno di voi, no, vi faccio vedere prima una cosa che un percorso felice, poi andiamo a cercare di, sì, di farlo fallire. Vogliamo che usi, che ci risponda l'americano dicendo alle 6 del pomeriggio. Sì, bene, allora ti possiamo ricevere in due modi: alla nostra reception a questo indirizzo, qualunque ora prima delle 7 di sera, e poi dovrai fare 10 minuti a piedi fino all'appartamento, oppure direttamente ti aspettiamo direttamente lì davanti. La prima disponibilità è per le 18:15. A che ora vorresti? Magari appunto ci è comodo essere direttamente all'appartamento alle 6:15. Qui in realtà noi potremmo scrivere qualunque altra cosa, dopo lo faremo. Okay. Però appunto, prima irridevamo gli IVR sul fatto che ci siano i percorsi guidati. Il fatto che esista un percorso guidato può essere molto, molto comodo. Anche perché su un cellulare non tutti riescono a digitare come un millennial, quindi perché non avere un bel tasto che,
che dà le opzioni più comuni. Fantastico, in questo caso ha accettato la prima proposta che gli abbiamo fatto, siamo già a posto, possiamo confermare, e la, cioè, prima, certo. di salvare sul nostro gestionale che il cliente ha accettato qualcosa e mandare una persona a vuoto, chiediamogli la conferma, e possiamo ovviamente approfittare per rinforzare, insomma, il canale e dire guarda, se hai un qualunque problema, scrivi qui oppure chiamaci a questo numero, peraltro sul cellulare il numero viene riconosciuto in automatico, sì. Per cui si può far partire la chiamata con un clic. Quindi vabbè, questa è l'esperienza migliore che può succedere. In realtà il bot lo abbiamo fatto per risolvere i problemi di incomprensione, tutti quei messaggi, no, ma lei non sta prenotando un albergo, questo è un appartamento, in quell'ora la ricezione non è aperta, eccetera, eccetera. Quindi adesso se qualcuno di voi vuole provare a prenotare il posto mio... In inglese, quindi... Sì, esatto. E comunque si parte dall'idea che è già un posto identificato perché ho prenotato quel posto. Comunque esatto, il primo messaggio quando si clicca sull'SMS, diciamo, che quindi ci apre Facebook Messenger e ci porta qua dentro, adesso lo stiamo simulando salutandolo noi. Se io gli dico hi, in realtà sto simulando la call to action che gli abbiamo mandato tramite mail o tramite SMS. La prima cosa che leggo è, guarda che stiamo parlando del tuo check-in per domani. Quando vuoi ti devo fare due domande. Adesso si potrebbe già andare liberamente. Potremmo già andare liberamente, sì. Sorry, sono già passato avanti, però possiamo... Sì, no, va bene, va bene. La domanda può essere... I don't know exactly hour I will arrive. In Italia, in inglese, peraltro esatto, c'è tutta una questione di design del linguaggio, perché essendo usato spesso da non da nativi inglesi, forse usare un phrasal verb è già un errore perché si perdono. Esatto. Quindi cosa scrivo in I don't know at what time I will arrive. Terribile proprio della serie. Dimmi a che ora arrivi e non lo so. Vediamo se riesce. Vabbè, in qualche modo dire non ho capito. No, però. Non c'è problema. Reception è qua dentro. Tra le che è la Klaus, cioè quella non capisco, ti do le informazioni base che tu becco. No, questa in realtà è una clausola che non c'era nella temperatura che vi ho mostrato prima. Sì? Quella di aiuto sostanzialmente. Okay. Sì, ti aiuto. Esatto. Queste sono le informazioni di base. Quindi puoi scegliere tra la reception, l'appartamento, oppure puoi chiedermi anche di più. O come al solito puoi scrivere una frase. Però così mi avrebbe già risposto. Non so che ora arrivo, ma noi ci siamo dalle 9 alle 19. Basta, ho già capito. Esatto, però se hai il treno che arriva in centrale alle 20, sicuramente qualcosa di più. Magari vuoi saperne di più dell'appartamento, o magari, non so, hai altri dubbi e ne vuoi sapere di più. Fate anche voi qualche domanda, io mi sono spento appena ma insomma. In realtà appunto il caso d'uso è abbastanza contenuto, per cui spero che arrivo non tenga. Alle 20. Come? Alle 20. Va bene. Mi sa che siamo scoperti su questo, È bello. No, le 19. Mi permette di raccontare, in realtà appunto questo tipo di progetti a me. Tipicamente a metà del costo nella realizzazione e nell'andare in produzione. In realtà l'altra metà del costo serve a seguire l'uso che ne fanno i clienti, perché come succede anche nel design dell'esperienza web, non necessariamente ciò che è stato progettato corrisponde poi all'uso che se ne fa. Quindi ci sono modi per fare, che ne so, crowdsourcing del test, se il prodotto deve essere già perfetto quando esce, c'è una grande esposizione mediatica ad esempio, oppure si apre progressivamente al pubblico e si utilizzano i primi utenti per capire quali sono le domande su cui il bot è più carente e si istruisce il bot a rispondere in quei casi. Adesso vediamo se gli rispondiamo, però rispondo da qua che facciamo prima. Come funziona il learning del bot? Gestisci casi di errore, aggiungi
tiene uno storico delle conversazioni e interazione per interazione gli si può dire l'utente quando ha detto questa frase aveva questo intento qui. Diciamo che l'intelligenza artificiale di questi sistemi consiste in un elenco di intenti, quindi voglio prenotare l'appartamento, voglio cambiare l'orario della prenotazione, eccetera, eccetera, e la fase di addestramento consiste nell'associare, dato un determinato contesto, un determinato avanzamento della conversazione, associare ad una frase l'intento che aveva l'utente. Quindi l'operatore che fa l'addestramento ripercorre lo storico delle conversazioni e dice in questa fase di questa conversazione l'utente voleva dire appunto arrivo alle 20, non ho capito, creiamo un intento che è comunque sono fuori, cioè sono, che ne so, sono fuori dall'orario della reception. E quindi la risposta del bot qui dovrebbe essere: allora ti devo fissare un appuntamento all'appartamento e rientriamo nel flusso di prima. Da quell'ora in poi ci sono liberi questi slot. Esatto, quindi diciamo i casi li abbiamo visti, appunto se il progetto non richiede di essere pronti al giorno zero, appunto, c'è da aspettarsi all'inizio dei fallimenti che si va a utilizzare come base di apprendimento per il sistema. Se l'utente usa gli emoticons? Sono riconosciuti e poi sta a noi lato back-end trarne le informazioni aggiuntive che danno sull'umore o sul messaggio che volevano veicolare. Per caso che dicevi prima, ho trovato tutto sporco e vuole mandare la fotografia. Il bot come... Anche quel adesso appunto qui avevo fatto una premessa che in questo momento non è gestito, anche in quel caso gli si può dire dare un prompt all'utente, cioè avvisarlo che può anche eventualmente mandare segnalazioni. In quel caso, per come la gestirei io, la segnalazione passa immediatamente al call center, dando comunque mentre si aspetta che un operatore lo richiami, dando comunque la possibilità di fare l'upload delle foto, cioè mi puoi documentare per favore così siamo più veloci nel risponderti, ho avvisato i colleghi, adesso ti chiamo. Ascolta, l'addestramento del chatbot viene fatto fisicamente, su quale piattaforma? Allora, qui ho sviluppato in API AI e quindi si va sulla dashboard di... scusate, adesso si chiama Dynamo. Sì. Ok. E lì c'è appunto questo famoso elenco del bot e risposta. Okay. Direi che se non ci sono domande concludo.